C'è Amstin che in questo momento sta strappando la maglia rosa a Chioccioli, Chioccioli che sta difendendosi ormai da solo. Del resto una salita come quella del Gavia è una di quelle salite in cui non è possibile più ricorrere ai giochi di squadra, alle tattiche. A quel punto chi ce n'ha ancora va avanti, attacca o si difende. Non è più possibile aspettare, attendere l'aiuto di altri. Quindi in pratica in questo momento la corsa diventa un fatto individuale, un fatto personale. Questa è la situazione per il Gran Premio della Montagna, e nella quale vediamo avanzare progressivamente Andrew Amstin, l'americano che sta sfruttando in maniera particolare la sua grandissima abilità di scalatore in un giro che dopo parecchie edizioni è tornato ad essere particolarmente adatto, particolarmente duro, particolarmente adatto agli scalatori. La classifica è sempre guidata da Piccolo con Giuliani, ma crediamo che adesso l'attacco di Amstin porti l'americano anche ad attaccare le posizioni di testa di questa particolare graduatoria, proprio perché sulle montagne Amstin sta dando l'attacco alla maglia rosa. Sentiamo se ci sono ancora i passaggi, ancora non abbiamo la notizia dei passaggi, o meglio dei distacchi che si sono avuti sul Gavia. Il Gavia si trova a 24 km da Bormio, quindi ci sarà la discesa attraverso Santa Caterina Valfurva e sarà proprio lì, più o meno in quella zona, che potremmo rientrare in collegamento diretto, perché i nostri elicotteri, che hanno, come avete visto, cercato disperatamente di arrivare il più possibile vicino al traguardo del Gran Premio della Montagna del Gavia, sono stati bloccati, addirittura sono stati costretti a scendere un'ora fa proprio nella zona di Santa Caterina, perché in realtà non era più possibile andare oltre. Quindi le immagini sono sempre in diretta, sono sempre dalla linea del traguardo di Bormio, dove bisogna dire che le condizioni meteorologiche sono accettabili. La giornata è piuttosto fredda, diciamo pure invernale, però non è piovuto, quantomeno non sta piovendo. Nelle ultime tre ore non è mai piovuto, salvo un piccolissimo accenno. Comunque le condizioni, quindi, nella zona dell'arrivo sono sicuramente accettabili, molto migliori di quanto non fossero in partenza questa mattina a Chiesa Valmalenco, e senz'altro migliori di quanto non siano in questo momento sul Gavia, nella parte conclusiva del Gavia, come abbiamo visto nelle immagini che siamo riusciti ad avere in diretta. Ancora Tomassetti sta mandando le varie classifiche, compreso l'aggiornamento del campionato italiano a squadre, sempre guidato dalla GIS Ecoflam davanti alla Shoto Dax, che ieri ha fatto un balzo in avanti con il successo di Tony Rominger. E a questo proposito, Adriano, bisogna considerare anche questa situazione originata dai tentativi, dalle voglie di riscatto. Ieri il riscatto di Rominger, che è stato tutto sommato favorevole a Chioccioli, perché Chioccioli si è potuto difendere proprio grazie al fatto che c'era un corridore come Rominger davanti che non gli poteva creare nessun problema. Oggi il tentativo di riscatto di un corridore come Van der Velde, che è servito un po' da punto di riferimento invece per l'attacco di Amstin. Notavo proprio la classifica della maglia ciclamino. Van der Velde e Sørensen, due atleti che hanno con i loro attacchi caratterizzato la prima parte del giro, nelle ultime due giornate hanno accumulato ritardi di mezz'ora. Ecco, Sørensen è in ritardo anche oggi, mentre Van der Velde, che ricorda un po' la tattica usata l'anno scorso, due giorni forse di riposo per recuperare le precedenti fatiche, per dare una botta, un'azione importante in una tappa importante come quella di oggi. Abbiamo il piacere di avere accanto a noi Moreno Argentin, un po' la sindrome del giro. Ecco ancora la classifica generale, ricordiamo Chioccioli a 33 secondi Zimmermann, a 55 secondi Visentini, Giupponi a 1.10, Amstin a 1.18, Amstin che va all'attacco della maglia rosa, questo atleta di Boulder in Colorado, poi il francese Bernard a 1.26, Breuken l'olandese a 1.45, Beat Broy lo svizzero a 2.48, Giovannetti a 3.07, Saronni a 3.25. Allora con Argentin che in precedenza ci aveva detto si sta meglio qui che in bicicletta oggi, Argentin che, ripetiamo, ha una forma di sindrome del Giro d'Italia, una sfortuna incredibile, tre partecipazioni mancate per incidenti. Ma
indubbiamente diventa una cosa difficile, non solo per poter acquisire qualche risultato, ma anche per poter essere al via. Anzi, non sto più a ricordare quello che è successo, che ormai tutti lo sanno, e adesso sto seguendo questi giorni i miei compagni da vicino, anche per starli un po' da vicino. E prima ti ho detto, sì, oggi è meglio, certo, una tappa come oggi, le condizioni, salita che è molto difficile, strada sterrata, insomma, oggi è meglio star qua a commentarlo. Ecco, e commentiamo quanto è avvenuto sino adesso. Jocko con Pagnin all'attacco nella prima parte, poi il recupero di Van der Veller, Amstin all'attacco. Direi la sorpresa è questo Van der Velde, che in questi ultimi giorni non ha fatto vedere molto, anzi ha accumulato... No, ha fatto vedere molto come ritardi. Ha accumulato del distacco, e aveva, mi sembra, 1:50 il gruppo quando c'erano via Jocko e... Intanto ecco che Breking si è riportato su Amstin, hanno un minuto di ritardo nei confronti di Van der Velde. Ecco una coppiata importante, Breking Amstin. Praticamente un chilometro o due Van der Velde è riuscito a annullare il distacco di Jocko e Pagnin e andare all'attacco. E evidentemente oggi è la sua giornata, e come è riuscito a scollinare penso che ormai riesca anche ad arrivare all'arrivo. È una discesa molto difficile. Ma direi di sì, anche perché presenta dello sterrato in discesa, un tratto di 3 o 5 chilometri, adesso non mi ricordo bene, 4 chilometri, ecco, e quindi c'è anche la facilità di cadere o di forare, quindi finché non si vedranno sarà molto difficile, ecco, fare i pronostici. Quindi una discesa che rende praticamente impossibile colmare i ritardi. Ma direi di sì, anche perché il Gavi è una delle salite più impegnative del giro, quindi... Ognuno ha dato dentro quello che aveva da dare, e difatti i distacchi si vedono, anche la maglia rosa è un po' in difficoltà, sono tutti sgranati, quindi vuol dire che oggi sono andati in battaglia. Secondo te è possibile fare un pronostico su questo giro? Ma direi a questo punto, a parte il Chiocciolo che fino adesso ha fatto vedere delle cose molto belle che fino adesso non aveva mai fatto vedere, abbiamo visto un Amstin molto brillante, ha confermato la prova del Selvino, e sicuramente sarà un cliente molto difficile per la vittoria finale, anche perché si presenta la cronoscalata del Vetriolo, che lui è uno dei favoriti in questa classifica. E poi questo Breking, che fino adesso è rimasto un po' sulle ruote, però vedo che risponde molto bene all'attacco di Amstin, adesso sono insieme, quindi direi che sono i due uomini da battere in questo momento. Allora, in attesa che entrino in funzione le telecamere mobili, break con il Giro d'Italia dei dilettanti. Sì, facciamo partire le immagini della registrazione del Giro d'Italia dei dilettanti, mentre vi ricordo che in questo momento Chioccioli sta difendendo la sua maglia rosa, la sta perdendo per soli 2 secondi, quindi Chioccioli ha la possibilità in discesa di ritornare su Amstin, o quantomeno di neutralizzare una parte. Ecco le immagini registrate questa mattina, anche i dilettanti hanno fatto la tappa Chiesa Valmalenco Bormio, ma non hanno fatto né l'Aprica né tantomeno il Gavia, hanno avuto il Gran Premio della Montagna soltanto nel finale. Sono partiti circa un'ora prima dei professionisti, il passaggio a Sondrio, dopo che c'era stato un tentativo di una ventina di corridori che poi sono stati ripresi. Dopo Sondrio si era formato al comando un gruppetto con 7 uomini, Bianchini, Bottaro, Bittante, Belen, Trubin, e Ivan Parolin e Niederberger. Poi a Tirano, dopo 43 chilometri, hanno perso contatto Bittante, Bianchini e Trubin, e quindi sono rimasti al comando i 4 uomini. Questi 4 uomini a Grossotto, dopo 55 chilometri dalla partenza, avevano un vantaggio di 1 minuto e 45, mancavano a quel punto 30 chilometri alla conclusione, il loro vantaggio di 1:45 su un gruppo di 40 unità, mentre il resto del gruppone era segnalato a 6 minuti e 20 secondi. A Grossio, dopo 58 chilometri, il vantaggio si porta a 2 minuti e 5. Poi c'è stato, ecco, vediamo le immagini, il passaggio sul Gran Premio della Montagna. Scusa un attimo Giorgio se ti interrompo, Gran Premio della Montagna, Passo del Gavia, Bernard è passato con un ritardo di 4 minuti, Visentini a 5:40. E questo invece è il Gran Premio della Montagna di San Martino, situato in prossimità dell'arrivo a Bormio. Qui vediamo proprio quelle zone di cui si era parlato anche nel servizio di Maurizio Vallone, di cui si è parlato più volte, la zona franata, e le immagini erano veramente spettrali.
è veramente da far considerare. Ecco, dopo il passaggio per la montagna, lo svizzero Niederberger entra in questo lungo tunnel da cui si esce poi per affrontare la discesa su Bormio. Lo svizzero Niederberger non è stato ripreso, anche se intanto alle sue spalle si muovevano Piero Bon, Passera e Pulnikov. Passera è il fratello di quel Camillo Passera che è professionista, e Alberto Passera che gareggia nella Emilia B. Ecco la discesa verso Bormio e ora vediamo poi la conclusione a Bormio, l'arrivo del corridore svizzero Herbert Niederberger che vince questa tappa del Giro d'Italia dei dilettanti, ma la classifica resta immutata. Dunque successo di Niederberger davanti a Pulnikov, poi c'è Piero Bon, Passera, Konischev, Lelli, Uslamin, Zaina, Lanfranchi e Bottaro. Classifica generale immutata con Uslamin in maglia rosa con 14 secondi di vantaggio su Ugrumov, 21 su Zaina, 1:21 su Konischev, Piero Bon, poi Carcano a 1:29, quindi situazione praticamente immutata anche nelle classifiche, la maglia di rosa di Uslamin, quella ciclamino di Konischev, quella a bianca di Lanfranchi, quella verde di Lelli, quella azzurra di Ugrumov. Niederberger, il vincitore del 65 è di Lucerna. Questo è tutto per quanto riguarda il giro dei dilettanti, di cui vediamo ancora la parte conclusiva, la fase conclusiva alle spalle di Niederberger. Ecco di nuovo la ripetizione dell'arrivo, la conclusione, e possiamo lasciare le immagini dei dilettanti per tornare di nuovo sulla conclusione di questa tappa dei professionisti, 14esima tappa, Chiesa Valmalenco Bormio di 120 km con l'Aprica, sul quale è passato Yoho con Pagnin e il gruppo guidato da Piccolo, poi il Gavia sul quale si è scatenata l'azione di attacco di Amstin che sta attaccando la maglia rosa di Chioccioli, rispondendo e quasi usando come trampolino l'azione dell'olandese Van de Velde alla ricerca del suo riscatto. Sul Gavia è passato in testa Van de Velde, ora i corridori sono in discesa, vediamo l'aggiornamento perché dai distacchi che hanno Amstin e Chioccioli nei confronti di Van de Velde dipende chi sarà il leader della classifica oggi. Bloccato dal freddo, Johan Van de Velde si è fermato, ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia, Valdemaro Bartolozzi si è immediatamente portato sull'olandese per cambiargli gli indumenti ormai completamente zuppi d'acqua e di neve. Quindi la situazione, Amstin e Breking al comando, Johan Van de Velde ancora accanto all'ammiraglia di Valdemaro Bartolozzi, è una situazione che ci ricorda un po' quelle del Rolle e del Bondone, i passaggi al Gran Premio della Montagna, Gavia a 25 km dalla conclusione, Johan Van de Velde a 1 minuto, l'olandese Breking e lo statunitense Amstin, a 2:12 lo svizzero Zimmermann, a 2:20 il tandem toscano Giovannetti Chioccioli, a 3 minuti Delgado, Hernandez e Vinnen, a 3:30 Giupponi e Pagnin, a 4 minuti Broi, Bernard, accanto al quale il Fido Madiot, il campione di Francia, a 5:40 Visentini, a 4 minuti Vandelli, a 5:40 Visentini, e tra Vandelli e Visentini la coppia Tomasini-Finazzi. Adorni. Ma direi una tappa interessantissima soprattutto, e abbastanza drammatica per il clima, il freddo, purtroppo nel giro, nelle corse ci vogliono anche queste, certamente non abbiamo fatto apposta a far nevicare per la corsa, non è la prima volta che succede durante un Giro d'Italia che avvengono fatti del genere, e credo che qualcuno forse abbia sofferto soprattutto il freddo e l'altitudine, perché i 2600 metri fanno dei brutti scherzi, ma il freddo in particolare credo sia un fatto negativo per molti corridori. Delgado aspettava il caldo su queste montagne per poter vincere il giro, Visentini che normalmente è sembrato forte in ritardo di quasi 6 minuti, quindi uno sconvolgimento generale, e credo che questa prima tappa, perché domani c'era ancora lo Stelvio di questo giro, sia direi di queste tappe molto dure, sia importante per capire poi in effetti la classifica nei prossimi giorni. Tengono le azioni di Giovannetti e di Chioccioli in rialzo, quelle di Bröckling, Amstin e Zimmermann, cadono quelle di Delgado, crollano addirittura quelle di Bernard, incredibile il ritardo di Visentini. Ma crollano e cadono, io credo che se domani faccia freddo come oggi
può darsi che abbia ancora, quindi i corridori, abbiamo notato che l'altro giorno Rominger ha perso 16 minuti, ieri ha vinto alla grande, Van der Velde erano due giorni che non andava, riposava, diciamo che riposava, oggi è andato all'attacco, poi è stato preso dal freddo. Sì, ma beh, d'accordo, però bisogna fare anche un distinguo fondamentale fra gli uomini in classifica che ogni giorno devono essere là nelle prime posizioni con questo stress psicofisico e quelli che come Rominger o Van der Velde oggi possono permettersi il lusso di perdere i quarti d'ora e poi fare l'exploit, quindi va vista sotto una duplice ottica la corsa degli uomini di classifica e le sparate di Van der Velde oggi e di Rominger ieri. Questo certamente. E magari di Sørensen domani. Questo certamente, però io credo che nelle grandi montagne, soprattutto nelle tappe come queste, ci sono degli sbalzi, non tutti i giorni si è in condizioni, molto spesso i corridori non recuperano dalla fatica che si fa oggi, soprattutto il grande freddo credo che abbia bloccato molti corridori. Abbiamo visto prima le immagini della vetta che nevicava e quindi sotto la neve il corridore non ha più i riflessi, i muscoli non rispondono più come prima. Non tutti sono portati per soffrire e per direi sopportare il freddo. E credo che questo sia un po' la classifica dei passaggi. Vicentini adesso diceva Radio De Corsa, si è fermato anche lui per vestirsi. Quindi io ricordo anni fa... Ci sono proprio errori di valutazione. Mi ricordo che Gaul nella famosissima tappa del Bondone era in gravissimo ritardo. Ha optato per uno stop, si è fermato, si è cambiato, si è rifocillato, ha ripreso e ha recuperato. Quindi ci possono essere anche degli errori di valutazione, degli errori di alimentazione. Ma può anche essere, però credo che soprattutto non sia solo questo aspetto, cioè qui si scala il Gavia e si scende a Bormio. La tappa del Bondone di Gaul hanno continuato a salire e scendere sulle montagne che nevicava, quindi il freddo è stato molto più lungo e molto più intenso, corridori presi direi dal freddo non riuscivano più a muoversi, ci sono delle immagini fotografiche anche filmati dove i corridori le portavano dentro che sembravano dei merluzzi dal freddo, quindi io ricordo solo il Rolle perché siamo arrivati quell'anno sul Rolle che hanno fermato il giro e c'erano veramente dei corridori che erano stremati ma dal freddo, non tanto alla fatica. Pensi che questa sia realmente la montagna più difficile del giro? 9 km e mezzo di ascesa da quota 1585 a quota 2621 con una pendenza media del 10,5% con punti al 18% e gli ultimi 4 km sterrato. A queste difficoltà già terribili si aggiungono quelle atmosferiche. Beh, direi che Dan ha fatto un giro bello, ha cercato di farlo all'antica se vogliamo su queste montagne e abbiamo avuto sfortuna che abbiamo trovato la neve e il freddo. Però io sono d'accordo su queste montagne perché in effetti si vede esattamente il valore dei corridori e perlomeno si vivono giornate diverse che da quelle normalmente che si vede quando si arriva in gruppo, perlomeno quasi tutti assieme. All'antica o un giro moderno, ci rivolgiamo ad Argentina. Non esiste quest'anno il vero tappone, il tappone con 4-5 colli ma tappe brevi con importanti salite. Argentina, giro all'antica o giro moderno? E poi... Cosa significa un giro moderno, mi devi spiegare? Ma direi, se mi sente parlare qualche mio collega che è lì sotto l'acqua, ma dice questo qui è sotto la neve. La neve è seduto là, ma direi che se vogliamo riconquistare un po' di gente, credibilità, bisogna ritornare in questi percorsi e prendere anche la neve se necessario, perché non porti, diciamo, pericolosità da parte dei corridori. E accorciando le tappe direi che stiamo... lo spettacolo, i distacchi si vedono lo stesso e direi si limita, diciamo, le ore di sofferenza, che per il corridore è anche meglio. Ecco, molti si domanderanno in questo momento, ma come si proteggono i corridori? Come si alimentano i corridori in una tappa come questa? Come si vestono? Ma qua è difficile alimentarsi, la tappa è corta, d'altronde chi riesce a mangiare con tutta questa asperità è quello che riesce a salvarsi di più. Vestirsi, andare su uno... Intanto scusa se ti interrompo, Radio Giro comunica che molti corridori chiedono qualcosa per scaldarsi e coprirsi agli spettatori. È quello il guaio, perché andando su uno meno roba ha e meglio sta, perché respira meglio e sente caldo. Naturalmente nella discesa, bagnato com'è, rischiano di prendere gli accidenti e difatti anche i congelamenti, perché se si fermano vuol dire che, oddio, da quando corro io non è mai successo che ci fermiamo. Ultime notizie, Amstin solo al comando della corsa quando mancano 11 km all'arrivo. Ti chiedo scusa se ti ho interrotto, ma era una notizia importante. Direi per 15 secondi su break. Per concludere, sono da ammirare quelli che riescono ad arrivare all'arrivo. Oggi penso che sia stato uno sforzo molto grande per tutti questi
corridori affrontare questa tappa in queste condizioni e arrivare all'arrivo. Noi ti ringraziamo, quando tornerai a correre? Ma ancora non abbiamo fatto dei programmi ben precisi perché ancora persiste il dolore. Io mi auguro entro 8 giorni di riprendere ad allenarmi. Buon lavoro e arrivederci a presto. Giorgio. Situazione dunque aggiornata con l'attacco di Andrew Amstin, approfittando anche del cedimento di Van der Velde, che non aveva fatto i conti con la discesa, con il freddo della discesa, con il vento che viene incontro e quindi con i panni che vengono gelati praticamente dopo essere stati bagnati dalla pioggia, dalla neve. Chiaramente affrontando la discesa le condizioni sono molto molto più difficili dal punto di vista proprio della temperatura, del freddo. Forse Van der Velde, un po' anche per la fatica che aveva fatto della sua lunga scalata in solitario del Gavia, ha affrontato non preparato la discesa e questo lo ha bloccato. E allora è venuto fuori Amstin, che era con Breuking, anche lui sta patendo. Abbastanza curioso questo fatto, due olandesi, cioè due corridori diciamo più presumibilmente abituati, ecco intanto che stiamo per vedere Amstin, più abituati a condizioni climatiche di questo genere, sono staccati da un americano, un corridore che si poteva presumere fosse meno adatto a questo tipo di situazione. Eccoci ora sulle immagini di Andrew Amstin, che da solo, protetto da questo da questa mantellina che sembra quasi una buccia di cipolla per quanto è sottile e leggera, protetto da quella mantellina, ma probabilmente riscaldato dalla voglia di vincere, ma dal traguardo che troverà, dalla maglia rosa, da questa concretizzazione di questo suo scopo, sta andando verso il traguardo di Bormio. Andrew Amstin da solo verso Bormio, 10 km alla conclusione. E 10 secondi di vantaggio su Breuking, mentre sono passati due primi e 30 secondi e nessun corridore ancora segnalato alla nostra postazione cronometrica. Ecco. Giovannetti e Chioccioli 3:30, e intanto a parziale giustificazione del ritardo di Visentini giunge notizia che Visentini si è fermato per 4 minuti proprio per rifocillarsi, per cambiare i vestiti. Allora, Andy Amstin, dopo Greg LeMond, che è stato il primo statunitense a vincere il Tour de France, Andy Amstin, che non aveva nascosto alla vigilia le sue ambizioni di vincere il Giro, va verso il traguardo di Bormio. Il suo vantaggio sta continuamente, costantemente aumentando, mentre ecco che ora la telecamera sull'elicottero cercava di scoprire cosa avveniva alle spalle di Amstin. 4:15 per Giupponi. Allora la situazione, quando mancano 9 km alla conclusione, Andy Amstin 10 secondi su Breuking, 3:30 su Giovannetti e Chioccioli, 3:54 sull'olandese Vinen, 4:15 su Giupponi, 4:30 su Tomasini. Per contro vi ricordiamo, ecco che intanto Breuking si sta riportando nella scia di Amstin, l'olandese Breuking, che l'anno scorso aveva terminato in giro in terza posizione dopo aver conquistato la maglia rosa nel corso della prima tappa. Riepiloghiamo la classifica generale: Chioccioli in partenza aveva 33 secondi di vantaggio su Zimmermann, 55 su Visentini, a 1:10 su Giupponi. Andrew Amstin, detto Andy, a 1:18. Boulder in Colorado, quindi abituato all'altitudine, e vale la pena di ricordare che il 70% dei corridori statunitensi che partecipano al Giro d'Italia sono tutti originari di Boulder in Colorado. La formazione diretta da Mike Neal, da quel Mike Neal che è stato il primo americano a venire a correre in Italia per permettersi questo suo hobby. Lavorava come operaio a Prato, è lui l'uomo che ha spinto la formazione, la Onved 7-Eleven, a ritornare al Giro d'Italia di quest'anno dopo aver optato per il Tour per 2 stagioni consecutive. Ma ha detto: veniamo al Giro non solo per fare una grande figura, veniamo al Giro per vincere.
pensavamo, e giustamente Giorgio Martino aveva parlato di americanate, di sbruffonate. Col passare delle tappe il pericolo Andy Armstrong profila sempre più sicuro, mentre ecco che Adorni continua a chiedere, a passare informazioni. Il professor 13, medico di gara, ha chiesto un locale per ricoverare i corridori all'arrivo. Sì, perché dice che sono molto intrezziti dal freddo, quindi per poterli soccorrere subito, preparare coperte, qualcosa di caldo, perché certamente forse non i primi, ma quelli che sono un po' più staccati soffriranno certamente di più dei primi. Anche perché tra, come normalmente avviene in questo tipo di corse, tra i primi e l'ultimo gruppo passano spesso tre quarti d'ora. Beh, certo, a parte quello, certamente i primi sono portati per la vittoria. Ecco, intanto che Breaking si sta portando nella scia di Armstrong, quindi un ulteriore vantaggio per Armstrong, perché potrà avvalersi anche della collaborazione di Breaking negli ultimi chilometri. Dicevo che certamente gli ultimi che arriveranno, ecco qua Breaking, presi dal freddo, quando arriveranno avranno dei problemi, quindi occorrerà dare coperte, qualcosa di caldo per poterli soccorrere, ma penso che l'organizzazione, guarda che Breaking sta andando via, forse anche Armstrong in questo momento è in difficoltà. Breaking non si è neanche fermato, ha tirato dritto per la sua strada, e ora è Armstrong che sta soffrendo anche lui la crisi di freddo. Breaking l'ha raggiunto, l'ha superato senza neanche fermarsi un attimo, probabilmente si era accorto immediatamente che Armstrong era anche lui in difficoltà. Del resto il fatto che il ritardo fosse stato annullato così rapidamente poteva far sospettare che anche Armstrong cominci a risentire delle sofferenze di questa giornata. Ci sembra però che Armstrong regga ancora bene, vediamo, ecco la situazione, vedete Armstrong è stato sì superato in tromba, come si dice in gergo, da Breaking. Breaking si era portato dall'altra parte della strada, ha avuto un attimo di reazione, si è voltato per vedere come andava Armstrong, però ci sembra che Armstrong regga ancora bene. Queste immagini chiariscono molto bene la situazione. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta le fasi conclusive, mancano ormai circa 6 chilometri al termine della 14ª tappa, da Chiesa di Valmalenco a Bormio, 120 chilometri con il mitico Gavia nel finale, due uomini al comando, l'olandese Breaking e lo statunitense Armstrong. La maglia rosa Chioccioli ha un ritardo di 3 primi e 30 secondi, sta inseguendo in compagnia di Giovannetti il nuovo leader della classifica generale Armstrong. I passaggi a 9 chilometri dalla conclusione, Armstrong, Breaking a 10 secondi, Breaking poi l'ha ripreso e l'ha staccato, poi a 3.30 Giovannetti e Chioccioli, a 3.54 Winner, Giupponi a 4.15, poi Tomasini a 4.30, Delgado a 5.20, Bernard a 6.12, crollo di Delgado e di Bernard. Crollo di molti corridori, in effetti sono solo, poi ce ne sono altri intermedi, ma di Visentini ancora non si sa il tempo, quindi questo sono tappe abbastanza drammatiche, certamente quelli che sono stati presi dal freddo, perché se noi notiamo i passaggi sul Gavia non sono così disastrosi, ha fatto più disastro secondo... Ma l'avevamo detto nella precedente intervista con Argentina, avevamo proprio puntualizzato che la discesa era molto più pericolosa, molto più difficile dell'ascesa, una discesa che non consentiva recuperi, mentre ecco che ora la nostra telecamera è proprio nella scia di Andy Armstrong. Io vorrei aggiungere una cosa, a questo punto la situazione può modificare, perché Breaking, che ha un ritardo in classifica di 1.45 contro l'1.18 di Armstrong, se lo scavalca, se lo distacca di una quindicina di secondi, considerando la buono, gli guadagnerebbe 5 secondi se Armstrong arriva secondo, però a questo punto Breaking forse sta intravedendo lui la possibilità rosa, di mettere non soltanto la vittoria ma anche la maglia rosa. Forse Breaking si sarebbe accontentato di arrivare insieme ad Armstrong e poi magari vincere la tappa, ma a questo punto, se in effetti, ecco qui vediamo 1.45 contro l'1.18, quindi ci sono pochissimi secondi di distacco fra Breaking e Armstrong, se in effetti l'americano è in difficoltà e se Breaking se ne è accorto, ecco la puntualizzazione dell'attuale classifica con la quale dobbiamo fare riferimento, considerando i 20 secondi di buono al primo e i 15 al secondo, a questo punto potrebbe esserci un ulteriore colpo di scena. Il nuovo leader potrebbe essere Breaking e non soltanto Armstrong. Abbiamo visto però che Breaking si è voltato in un attimo, che stava cercando di trovare un rapporto più congeniale. Ma in questi momenti è difficile sapere esattamente cosa
cosa ha pensato questo belga. Certamente lui olandese ha guardato dietro per capire dove era Armstrong, perché non manca molto l'arrivo, quindi ormai se era il momento di forzare e andare tutto o aspettare Armstrong per andare all'arrivo assieme. Certo che un po' di ritardo, più l'abbuono potrebbe diventare maglia rosa, quindi questo lo certamente stimola di più. E una soddisfazione del genere forse Peter Post, che aveva inghiottito bocconi a mani per tutta la stagione con una delusione incredibile nella prima parte con i vari Van der Arden e compagnia bella che hanno deluso in maniera clamorosa nella prima parte delle classiche, non solo, ma con Plancaert e Anderson addirittura primo e secondo in una classica come il Giro del Fiandre. Ecco, però vediamo che Breuking, siamo ai 2 chilometri, che Breuking continua a voltare. Beh, certo, sta guardando dietro, anche perché non c'è molto da guardare, diciamo, da riposarsi. In discesa si va giù a 80 all'ora, quindi ogni tanto certamente guarda dietro per capire, perché col freddo così non c'è neanche molto movimento, sono tutti irrigiditi. Ha cominciato a ripedalare adesso, ecco, si riguarda ancora. E tu mi insegni che quando un corridore si volta troppo? No, non vuol dire niente. Io credo che, a parte la temperatura, sia frescolo. Cioè, il fatto stesso che abbia passato Armstrong senza neanche fermarsi in atto vuol dire che qualcosa in più aveva. Ecco, Armstrong che non è molto lontano, però c'è un sufficientemente distacco. Ma Armstrong mi sembra proprio che l'abbia preso il freddo in questa parte. Quindi finale. Una crisi da freddo? Beh, penso di sì, perché ormai manca un chilometro arrivo, quindi eccolo. Ultimo chilometro della 14ª tappa del Giro d'Italia, da Chiesa di Valmalenco a Bormio, 120 chilometri, una tappa con 2 Gran Premi della montagna, quello della Prica, dove Jocko è transitato primo davanti a Pagnina, 50 secondi, Piccolo, poi il Gavia, il leggendario Gavia, a quota 2621, sul Gavia i passaggi Van der Velde a 10 secondi, a 1 minuto Breuking e Armstrong, a 2.12 Zimmermann, a 2.20 Giovannetti e Chioccioli, a 3 minuti Delgado, Hernandez, Vinnen, a 3.30 Giupponi, Pagnin, Broi, Bernard, Madiò, a 4 Vandelli, a 5 Tomasini Finazzi, a 5.40 Visentini. Poi nella discesa l'attacco dell'americano Andy Armstrong, Breuking lo ha raggiunto e lo ha superato a 6 km dalla conclusione ed ora l'olandese Breuking vola verso il traguardo. Vi ricordiamo che la classifica questa mattina vedeva Chioccioli maglia rosa con Zimmermann lo svizzero a 33 secondi, Visentini a 50, Giupponi a 1.10, Armstrong a 1.18, Bernard a 1.26, settimo Breuking a 1.45. Ed ecco che l'olandese Breuking, che l'anno scorso aveva terminato il giro in terza posizione dopo aver conquistato la prima maglia rosa, si sta ormai avvicinando al traguardo. In grave ritardo anche Visentini, vittima di una crisi di freddo, una giornata terribile a livello atmosferico, pioggia dall'inizio alla fine, neve addirittura sul Gavia. Ed ecco Breuking che si aggiudica la tappa. Breuking, l'olandese Breuking vince. Ora vediamo a Andy Armstrong a 8 secondi, quindi Armstrong conquista la maglia rosa e ora vediamo il gruppetto degli inseguitori. Andy Armstrong è riuscito a limitare il suo ritardo dopo la violenta crisi, forse dovuta dal freddo, nella terribile discesa del Gavia quando Breuking lo ha preso e l'ha superato. Sembrava che Breuking non solo riuscisse a conquistare la vittoria di tappa ma anche il primo posto in classifica generale. L'americano Armstrong di Boulder in Colorado è riuscito a limitare il ritardo a soli 7 secondi, quindi Andy Armstrong è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Per 15 secondi aveva 27 secondi di ritardo, ne ha recuperati 12, 5 di abbuono più i 7 del distacco, e c'è da notare che Breuking si è attardato, ha perso un paio di secondi per esultare, alzare le braccia, 2 secondi. Non si sa mai che cosa potranno significare nel proseguimento. 2 secondi che secondo te potrebbero significare una maglia rosa persa? Oggi no, però visto che spesso si è giocato veramente sul filo dei secondi, potrebbe anche darsi, abbiamo visto Rominger che non è mai riuscito a mettere la maglia rosa sempre per 2 o 3 secondi. Ercole Baldini, presidente della Lega, Francesco Moser raggiungono la nostra postazione. Allora, Ercole, un giudizio su questa tappa?
Ma è stata una bella tappa, peccato che molti corridori abbiano sentito troppo il freddo e non siano stati protagonisti. Dalla tua voce sembra che il freddo l'abbia sentito anche tu. Ma la mia voce già è scomparsa ieri quando c'era il caldo, quindi non è colpa del freddo. Non è che vuoi imitare Torriani? Ma un pochino sì, comunque spero di riprenderla. Al più presto. Sì, di riprenderla più presto. Comunque tornando alla tappa di oggi, è stata una tappa bellissima, il percorso nonostante tutte le preoccupazioni, nonostante la neve, direi che è stato regolarissimo e il risultato è stato molto chiaro. Purtroppo, ripeto, gli italiani non sono stati protagonisti, ma abbiamo visto comunque delle belle imprese. E dopo il presidente della Lega Professionisti Ercole Baldini, Francesco Moser, è vero che il tuo direttore sportivo Stanga ti ha proibito di partecipare al Giro d'Italia? È vero cioè che tu, dopo il record dell'ora di Stoccarda, volevi fare il Giro? No, assolutamente no. Loro mi hanno chiesto di partire. Loro chi? La squadra, però io avevo detto che già prima che non intendevo. Ed ecco intanto la maglia rosa, ecco la maglia rosa. Partire a questo Giro perché intanto il percorso non mi andava bene, poi non era nei miei accordi, io praticamente ho smesso di correre. E cosa io ho seguito tutta la tappa, ero su al passo perché eravamo lì con la direzione della corsa per vedere quello che si doveva fare. Lì è stato deciso di far venire giù i corridori, però il freddo era intenso perché stava nevicando, ha nevicato per 10 km in discesa. Allora vediamo, intanto portiamoci nuovamente Giupponi con Chioccioli, allora Breaking a 7 secondi Amstin. Tempo 3 ore 53 primi 12 secondi e intanto vediamo che Breaking ha già raggiunto la zona riservata alla premiazione. Giupponi, Chioccioli e Giovannetti nell'ordine, poi adesso li attendiamo sul traguardo. Intanto un olandese, Breaking, ha vinto la tappa, uno statunitense, Andy Amstin, maglia rosa, mentre Vincenzo Torriani non riesce a trattenere la sua gioia per aver portato a termine una tappa così attesa e così difficile da organizzare. Eccoci allo sprint per la terza posizione, sono passati 4 primi e 20 secondi, 4 primi e 20 secondi dalla di Breaking e di Amstin, sprint per il terzo posto. Tomasini, è Tomasini che si piazza al terzo posto, il vincitore del trofeo dello scalatore a 4.41 dell'anno scorso, Tomasini al terzo posto, poi ecco Giupponi, poi vediamo Giovannetti, poi Zimmermann e Chioccioli. È incredibile come i corridori stanno arrivando sul traguardo. Ecco Vinnen, se fosse possibile ripresentare al rallentatore gli ultimi drammatici metri di questi atleti. Allora al terzo posto Tomasini, il lombardo Tomasini, un grossissimo atleta, un ragazzo che tra i dilettanti aveva fatto cose importantissime, che l'anno scorso aveva vinto il trofeo dello scalatore, che avevamo avuto modo di intervistare più volte l'anno scorso e che ci aveva detto che se gli lasciavano fare, se gli lasciavano interpretare il ciclismo come lui credeva fosse giusto, avrebbe potuto fare grosse cose. Alla domanda ma cosa intendi quando parli di ciclismo giusto, secondo te il ciclismo è uno sport antico, è uno sport dove non bisogna mai dimenticare che la fatica e l'abnegazione sono alla base del successo. Tomasini al terzo posto, Breaking primo, secondo Amstin, poi al terzo posto Tomasini.
Allora, l'attuale ordine d'arrivo: Breuking olandese, Amstina 7 secondi, Tomasini a 4.39, poi dopo Tomasini Giupponi a 4.54, con Giupponi Zimmermann Giovannetti a 4.57, Chioccioli a 5.01, poi Vinnen, Finazzi, arriva Finazzi nella scia di Finazzi, Delgado a 7 primi e un secondo, si è classificato Delgado, crollo anche dello spagnolo, ancora maggiore il distacco di Amstin, mentre noi vorremmo pregare il collega Maurizio Vallone di avvertire Mike Neal e tutto il clan di Amstin di prepararsi per coprirlo, perché dovrà rimanere dopo la premiazione, dovrà rimanere a lungo da noi, quindi che Mike Neal sia pronto ad intervenire. Chioccioli è svenuto ed ecco che arriva Pagnin, ritardo di Pagnin 7 primi e 53 secondi ed ecco la maglia del campione di Francia Marc Madiot non riesce a fermarsi, ritardo di Madiot 8 primi e 9 secondi. Pagnin, e non è il solo che si è crollato, vediamo sotto il nostro traguardo che i corridori appena tagliata la linea vengono immediatamente aiutati, sta svenuto anche Marc Madiot e in precedenza Chioccioli. Ecco che arriva Beat Broy, lo svizzero, 8.45. Ecco che Pagnin si è ripreso anche Marc Madiot, vincitore di una Parigi-Roubaix e campione nazionale di ciclocross, quindi un atleta abituato al maltempo, al freddo. Ecco Bernard, 9 primi e 20 secondi nella scia di Bernard. Ecco Vandelli a 9.27, mentre Andy Amstin ha già rivestito la maglia rosa. Andrew Amstin è la nuova maglia rosa, eccolo qua nella zona riservata alla premiazione, accanto a lui Erminio Dall'Oglio, che ha sempre creduto nelle grandi qualità dell'atleta del Colorado. Ecco Breuking, accanto a Breuking Fred De Bruin, sono gli unici due che sorridono, sono gli unici due che sembrano non aver sofferto il freddo. Ecco Fred De Bruin sorridente, è la prima importante vittoria della formazione olandese nell'inizio della stagione. Allora Fred De Bruin finalmente sorridi dopo una stagione piena di amarezza. Perché siamo tutti contenti, senz'altro, che il nostro giovanotto è arrivato, il colombiano Hernandez. Guardiamo un po' la... Ecco, guardiamo, per un attimo ritorna in questa postazione che ti è stata congeniale per tanti anni. Ricordiamo che Fred De Bruyne è stato anche bravissimo telecronista per... Ah, è arrivato lui. Sì, è arrivato Breuking. L'avete cambiato perché dovrà rimanere parecchio qui sul podio. Beh, guarda, lui... guarda, gelato, diciamo. Allora Mike Neal, siccome dovrete rimanere abbastanza qui sul podio, hai da fargli cambiare i panni ad Amstin? Avete portato qualche cosa per cambiarlo? Una maglia, ecco. Allora linea Giorgio Martino, ecco, mentre ecco che il patrone del video dall'olio molto passa freddo la in questo momento ad Amstin. Molto freddo, ecco che c'è una giacca, proprio perché in questo momento c'è anche la reazione. Freddo, freddo, freddo. Sì, è incredibile. Io non ho visto le condizioni come oggi, se
notte terribile in Colorado in inverno per allenamento, sì, è come oggi, ma in corsa no, in condizioni come oggi. Oggi però c'è una cosa che fa caldo, la maglia rosa. Ti riscalda la maglia rosa oggi? Sì, sì, è importante, ma adesso è troppo in shock. Ecco, troppo freddo, non riesci neanche a gustare la gioia di questo importante fatto. Io credo che Dall'Oglio sia se necessario fargli riprendere un po' di calore, perché sta tremando, e credo che sia il più giusto, se è possibile, dargli qualche cosa di caldo, perché sta tremando, può star male. Quindi io credo che se riusciamo, io credo che sia più importante farlo star bene piuttosto che farlo parlare. Magari facciamo l'intervista con lei Dall'Oglio, ma io credo che in questo momento è importante che vada Andrew, perché è troppo freddo e sta in condizioni veramente, mi sembra che la cosa più importante in questo momento sia che lui possa stare al caldo. Le interviste le faremo domani, un altro giorno, ci sarà tempo per far tutto quanto. Ecco, mi sembra che Andrew, se è possibile, vai in albergo appena puoi, vai subito in albergo. Okay. No? Grazie, ciao. Grazie a te. Ecco, se è possibile, poi magari avremo successivamente, se troverà qualche cosa di caldo, ma lo possiamo intervistare poi di nuovo. Intanto io torno con Fred De Bruyne, che invece, ecco, se Giancarlo Tomassetti può inquadrare, mentre tutti stanno morendo di freddo, ecco, guardiamo Fred con una magliettina di cotone a mezze maniche. Tu non hai freddo, non so come ti sei difeso. Ho freddo un po' perché un po'. Il nostro Eric mi ha preso la maglietta, mi ha preso tutto quello che aveva sul dosso, però hanno freddo anche loro. Per me, senta, no, non fa niente, siamo tanto contento, diciamo, che lui ha vinto la tappa e che e anche nel visto della maglia rossa, perché fra due giorni c'è questo cronometro che secondo me è una specialità sua. Adesso aspettiamo che sia possibile anche intervistare, sì, facciamolo venire, così Fred farà un po' l'interprete per noi, anche se certo abbiamo qui una un po' abbastanza ricca di confusione oggi, ma io credo che non sarà questo un problema estetico. Vediamo dunque con Eric Brocken e con Fred De Bruyne, che ci farà da interprete, in modo che lui potrà anche rispondere nella sua lingua, visto che le nostre trasmissioni vengono seguite anche all'estero, quindi qualcuno che potrà... Anche lui ha abbastanza freddo in questo momento, ma sì. Mi sembra che sono arrivati molti aiuti. Ce la fa a restare? Vuole restare qui sopra? Prego? Vuole restare qui, ce la fa a restare, o vuole andare anche lui via in albergo subito? Beh, lui vuole andare all'albergo subito, ha capito lei, perché ha freddo, lui guardi come... Sta tremando tanto con lui. Una cosa cerca di chiedergli, come mai non ha tentato di prendere subito la maglia rosa? Mancavano solo 15 secondi. Ik heb bijna zo hard mogelijk naar beneden gereden. Op een gegeven moment zag ik hem weer voor me. Kon ik dichter naar hem toe komen. En toen ben ik er gelijk overheen gegaan. Nou ja, je kunt op een gegeven moment kun je niet harder als... Ecco, vediamo intanto Bob Rolo, anche lui è colto da un violentissimo attacco di freddo, ma tutti i corridori appena arrivano, nel momento stesso in cui smettono di pedalare, arrivano sul del traguardo, sono colti da questa violenta reazione di freddo. Anche Breaking, pure ormai è arrivato già da 20 minuti, ma ancora adesso la reazione è tremenda. Che cosa aveva detto Fred? Lui ha detto che nella discesa, visto Amsterdam davanti da lui, la prima cosa che ha pensato lo prendere e vincere l'etappa, non ha pensato subito direttamente alla maglia rosa. Non si è accorto che c'era la possibilità anche della maglia rosa? No, perché lui, senta, vincere questa tappa è già una cosa, la maglia rossa è altra cosa, diciamo, fra due giorni c'è il cronometro, che, come l'ha detto prima, è la sua specialità. Quindi tu pensi che per adesso bastava la tappa, essere lì vicino, sta a soli 15 secondi, poi la tappa cronometro, le tappe cronometro saranno fondamentali. Adesso è in una posizione splendida, diciamo.
Certo, perché il lavoro ora di difesa dovrà farlo Amstein, e quindi lui può aspettare la giornata giusta, quella della cronometro. L'anno scorso è già stato maglia rosa, e quindi in partenza. Quest'anno all'arrivo invece. D'accordo, grazie Fred, accompagnalo in albergo, perché mi sembra che oggi la cosa più giusta sia quella di avere così qualche testimonianza, ma mi pare che la giornata sia tale. Tra l'altro Breaking, lo possiamo anche vedere se Giancarlo Domenichetto lo inquadra, ancora con i pantaloncini corti, quindi veramente, ecco adesso che Breaking giustamente si allontana. Vediamo se Farolfi ha già l'ordine d'arrivo. Credo che forse quello di Farolfi è più rapido, battuto sul tempo, Adorni battuto in volata. Breaking dunque ha vinto con 7 secondi di vantaggio su Amstein, 4.39 su Tomasini, 4.54 su Giupponi, 4.57 su Giovannetti e Zimmermann. A 5 minuti e un secondo Chioccioli con Vinnen, poi Finazzi e Delgado a 7 minuti, Broi a 8 minuti e 45 secondi, questo per quanto riguarda i primi piazzamenti. Vediamo nel frattempo che sono poi arrivati Bernard con un ritardo di 9 minuti e 20 insieme a Maurizio Vandelli. Non sono ancora arrivati Visentini, che è segnalato a 25 minuti di ritardo, Saronni segnalato con un ritardo di 28 minuti, Rominger segnalato con un ritardo di 31 minuti. Ecco, vi ricordo dunque la situazione. La tappa è stata vinta da Breaking davanti a Amstein con 7 secondi. Avete sentito come Breaking e Fred De Bruyne abbiano spiegato che un po' non se n'era accorto Breaking che poteva prendere la maglia rosa, un po' non ci ha pensato granché, visto che attende adesso la frazione a cronometro nella quale pensa di essere maggiormente favorito nei confronti di Amstein. Poi c'è Tomasini a 4.39, Giupponi a 4.54, Giovannetti a 4.57. Chioccioli si è difeso e rimane in classifica, sia pure con un ritardo ora abbastanza pesante, perché è arrivato staccato di 5 minuti e un secondo, quindi il ritardo di Chioccioli in classifica ora è superiore ai 4 minuti sicuramente. Intanto è arrivato anche il cecoslovacco Skoda, ora gli arrivi si susseguono alla spicciolata senza più neanche, diciamo, una logica, i corridori sono accolti da crisi, non mi pare, non so, non sono sicuro, ma credo che Van de Velde ancora non sia arrivato, quantomeno non c'è avuto la segnalazione. Arriva Van der Arden, abbastanza curioso, staccato di 19 minuti e 25, considerando che c'è gente, scalatore, che viaggia a mezz'ora di ritardo, che Van der Arden sia arrivato a 19 minuti, mi pare. Francesco, come la giudichi questa cosa? Io direi che i corridori che arrivano, a parte quelli della classifica che sono arrivati, certi corridori arrivano perché quel ritardo che hanno qui, loro lo avevano in cima dai primi, però sono venuti giù in discesa, perché ci sono corridori che magari hanno addosso anche più grasso, i corridori più in forma sono magri e non hanno grasso addosso e non hanno calorie addosso, perciò quelli che sono venuti giù senza fermarsi hanno fatto un risultato, perché in cima credo che Visentini sia passato a 3-4 minuti, ma mi pare adesso che adesso è a 25 minuti arrivato. Van de Velde, che ha transitato per primo, è arrivato? Non mi pare, quantomeno non abbiamo potuto notare il momento in cui si è arrivato, sempre ammesso che sia arrivato, perché Van de Velde, che era primo in cima al Gavia, dopo aver cominciato la discesa si è fermato perché sentiva freddo, si è fermato, il suo direttore sportivo ha cercato di cambiargli la maglia, di dargli qualcosa di caldo, ma non abbiamo più avuto notizia se si sia ripreso o no. Tu ricordi giornate di questo genere? Qual è il ricordo più diciamo disastrato? Disastrato, direi la tappa per quello che riguarda il Giro d'Italia, non so, forse anche, a parte che poi siamo arrivati in salita, la tappa siamo arrivati anche a Selva Gardena, era abbastanza freddo, però non nevicavano. Al Giro d'Italia io forse la neve non l'ho mai presa, veramente. Tutto sommato mi sembra che sia meglio quando si arriva in salita, paradossalmente, che quando si va in discesa, perché la discesa è quella che veramente finisce di ghiacciare tutto. È stata la discesa per la selezione, perché in salita quelli della classifica erano tutti in 10 minuti e tecnicamente il risultato era in cima alla salita. Dopo, chi ha più qualità di sofferenza e anche magari può soffrire di più il freddo, sopporta di più il freddo, è venuto giù senza problemi. Gli altri si sono fermati a vestirsi e non sono ancora arrivati.
Ecco che ora sta arrivando un gruppettino, forse è il gruppo più consistente. Come? Saroni il primo del gruppetto lì, almeno a vederlo pedalare adesso non lo so. È un gruppetto, forse il più consistente di questo gruppetto. Non abbiamo ancora indicazioni precise sulla composizione di questo gruppettino che si sta avvicinando adesso. Andiamo a vedere di individuare qualcuno in questo gruppettino che si sta avvicinando ora. È il più consistente dal punto di vista. Ecco che arriva Podenzana poi con questo gruppetto, vediamo Wider, lo svizzero Wider, poi vediamo Pizzol, poi vediamo Norris che è arrivato insieme a Podenzana, faceva parte di questo gruppettino che ora ha un ritardo di una mezz'oretta circa, mi sembra che vediamo quanto tempo più o meno è passato, siamo proprio sulla mezz'ora, 23 minuti, 24 minuti in questo momento di distacco, e quindi non sono ancora arrivati Visentini, Saronni, Rominger e Piaseschi. Le ultime segnalazioni: Visentini a 25 minuti, Saronni a 28, Rominger a 31, Piaseschi a 35, ma la situazione può cambiare da un momento all'altro proprio perché le crisi sono tremende. E ancora sul traguardo, costretto ad un incredibile dribbling per riuscire a raggiungere la postazione, Rodriguez, poi dopo Rodriguez Filippo che crolla subito dopo aver superato la linea, poi ecco anche Lukins. Zaldegu sta parlando da solo, una giornata memorabile, mentre ormai a Santa Margherita, ecco, Vittorio, hai notizie da Radio Giro? No, ritardo. Sono tutti i ritardi ancora di Visentini, Saronni, Piasenchi, da Santa Caterina del Furlo, quindi a distanze ancora da 7-8 km, quindi da oltre mezz'ora di ritardo. Secondo me qualcuno è stato preso certamente dal freddo, si è fermato per vestirsi come ha fatto Visentini, come ha fatto Van der Velde. Sì, grazie. Intanto chiedi a Radio Giro se è possibile avere notizie più precise sui ritardi di Saronni, di Rominger, di Visentini, se fosse possibile, cioè sapere che cosa è. Tommasini, dove è andato a finire? Perché abbiamo ancora 5 minuti, mi sto parlando con il direttore sportivo, mentre ecco che arriva Rosola, con Rosola ecco Volpi. Ci sarebbe piaciuto poter avere sul nostro podio anche Tommasini, lo merita perché veramente è stato indubbiamente il migliore dei nostri, la grossa sorpresa in campo nazionale, grossa sorpresa per modo di dire, perché chi conosce il ciclismo, ecco che arriva Amadori, sapeva che un giorno e l'altro questo bravissimo corridore lombardo, che tra i dilettanti aveva fatto cose egregie, era stato definito genio e sregolatezza, l'anno scorso ha vinto il Gran Premio dello Scalatore, prima o poi avrebbe dimostrato anche tra i professionisti tutto il suo valore. Ma in realtà il problema è proprio quello del freddo, subito dopo la conclusione della corsa i corridori vengono colti da un attacco, una crisi di freddo che li fa tremare, non riescono più a parlare. E vediamo, ecco le immagini qui, vediamo proprio, ci sono... È il francese Arnaud. Sì, sta tremando in maniera tale che non riescono a farlo smontare dalla bicicletta, proprio le condizioni, infatti il primo tipo di soccorso è un massaggio, proprio cercare di... Ecco Vandelli. L'altro Vandelli, questo è Claudio Vandelli, campione olimpico di Los Angeles, mentre ancora c'è da dire il fratello Maurizio anche oggi ha fatto una tappa veramente
eccellente e resiste ancora nei primi posti della classifica, una classifica che esce a stravolta. Vediamo invece Tifo. Questo americano è arrivato Tifo. Tranquillino, quasi al punto che ora si alza sui pedali e va come se dovesse andare verso l'albergo o qualche cosa. È andato a baciare la moglie, che ecco qua, se è possibile inquadrare la scena. La moglie segue il giro come fotografo, è l'unico che ha avuto per il momento un rapporto umano, un bacio gradito subito dopo il traguardo. Mi pare uno dei pochi, forse l'unico, e continua, la moglie che lo sta, che è arrivato tranquillo, senza crollare, senza cadere in crisi. Sta arrivando tranquillamente anche qualcun altro corridore. In effetti quelli che se la sono presa più comoda, tutto sommato, che hanno rinunciato, forse subiscono di meno. Tra questi ritardatari c'è anche Conti che era ieri, molto ieri invece bene. Era andato molto bene, era la classifica. Però anche Conti è arrivato abbastanza tranquillo, non sta accusando la crisi di freddo come gli altri. Evidentemente a un certo punto hanno rinunciato, hanno cercato di perdere quello che c'era da perdere, ma comunque sono riusciti. Vediamo lì Valdemaro Bartolozzi, non si hanno notizie di Van del Velde. Ha scosso il capo tristemente Bartolozzi, ha detto non so dove sia andato a finire. Non si hanno più notizie di Van der Velde, non si hanno più notizie di Van der Velde. Era in cima al Gavia, dopodiché a un certo punto, colto dalla crisi di freddo, si è fermato e il suo direttore sportivo Bartolozzi lo sta aspettando qui con un mano a un impermeabile, ma non è ancora arrivato. Non è ancora arrivato Van der Velde, che era passato per primo a 24 chilometri dalla conclusione. Abbiamo forse la possibilità, prima di chiudere il nostro collegamento, di avere anche qualche testimonianza con immagini del passaggio sul Gavia. Eccole infatti che stanno arrivando, ecco le immagini registrate sul Gavia. Vedete che stava nevicando, ecco le immagini registrate ovviamente al seguito, sono state registrate al seguito e c'era Giacomo Santini nel seguito e Giacomo è arrivato con questa cassetta, dunque vediamo un po' di ricostruire dove eravamo qui. Questa è la salita ancora che porta al Gavia, siamo a circa 3-4 chilometri dallo scollinamento. Va detto che non abbiamo le immagini del momento in cui Van der Velde taglia il traguardo del Gavia in quanto l'operatore è rimasto bloccato. Questa è una testimonianza più che una, in quanto avrete già narrato che cosa è successo. Sulla Gavia nevicava fitto, molto più di quanto si possa vedere in queste immagini, e vedete il tratto sterrato, annunciato come tratto sterrato, era diventato un'autentica poltiglia. Questo in salita, in discesa vi erano altri 3 chilometri così, e ho visto delle acrobazie incredibili da parte dei corridori. Ho visto Saronni fermo all'inizio del tratto sterrato, che piangeva intirizzito, batteva i denti come un bambino, visto Savini seduto a terra che non voleva più continuare. Molti corridori il tratto sterrato in discesa l'hanno percorso a piedi o l'hanno fatto a passo d'uomo, si sono fermati a chiedere guanti, gridavano guanti, mantelline, scene, senza volere drammatizzare a tutti i costi, davvero come si definivano una volta da ciclismo di altri tempi. Al passo nevicava, ecco guardate, nevicava veramente fitto. Si era sparsa anche la voce che gli organizzatori avessero deciso di porre il traguardo finale alla Gavia, nel qual caso avrebbe vinto, come sapete, Van der Velde. Poi al momento in cui è arrivato Van der Velde c'è stato un po' di confusione, nessuno sapeva se veramente la corsa finisse lì o meno. Ci ha pensato Van der Velde a togliere tutti di indugio, dagli indugi, e ha proseguito, si è fatto largo a manate da coloro che volevano fermarlo. Forse se si fosse fermato avrebbe vinto, in realtà lui poi si è fermato. Poi vediamo, pazzesco, sta venendo su con la sola maglietta, con le maniche corte e quindi è abbastanza evidente, testa scoperta, non ha nessun tipo di protezione addosso. Ora, finché si saliva forse ha resistito, ma scendere in quelle condizioni è un suicidio. Esatto, i corridori si fermavano in effetti dopo lo scollinamento e gridavano guanti, mantelline, qualche cosa di caldo. Qui forse è mancato qualche cosa, è mancato qualcuno, bisognava prevedere dei posti di ristoro, prevedere un cambio di maglie. È arrivato Visentini. Intanto sta arrivando Visentini, sì, vediamo il ritardo di Visentini, siamo sulla mezz'ora mi pare adesso, credo che Guerrino Farolfi abbia ancora, quindi siamo a 31 minuti e 50 secondi con l'arrivo di Visentini.
Dunque, bene, questo è l'ordine d'arrivo e intanto è tornato, ha fatto in tempo a tornare Andy Hamstin, se il nostro regista lo può inquadrare adesso. La situazione va un pochino meglio, sta sempre tremando per il freddo, credo che abbiamo la possibilità di risentire ancora in conclusione. Va un po' meglio adesso, no? Meglio. Mike, improvvisamente ha dimenticato l'italiano. Now it's better for you? Oh, sì, oggi non è, credo non è sport, è un'altra cosa completamente. Adesso è più caldo e più tranquillo, ma dopo la gara ho la shock. L'abbiamo visto. Grazie. Hamstin, dunque, Hamstin è il nuovo leader della classifica del Giro d'Italia nella tappa del Gavia, nella tappa del freddo, della neve, vinta da Breaking. È tutto dal Giro, ma domani ci sarà ancora lo Stelvio. Appuntamento a domani pomeriggio. Sembra giusto, doveroso oggi dedicare tutto lo spazio della nostra rubrica alla nuova pagina scritta ieri dal ciclismo in quegli ultimi micidiali 40 chilometri che hanno portato i corridori prima su un Gavia reso infernale dalla tormenta e poi lungo la gelida discesa giù a Bormio. Abbiamo visto nella diretta di ieri le già agghiaccianti immagini dei corridori stravolti dal freddo all'arrivo e anche alcune sequenze dei corridori di testa sulla salita del Gavia. Erano quelle che il nostro operatore Enrico Veniera aveva potuto mandare in tempo con l'aiuto di una staffetta in moto al regista Giancarlo Tomassetti prima della chiusura della diretta. Venier è rimasto però in vetta al Gavia e ha potuto fissare sulla cassetta della sua telecamera un documento che riteniamo veramente eccezionale. Tra ieri sera e stamane abbiamo chiesto ad alcuni dei protagonisti di questa corsa se una giornata come quella di ieri è utile all'immagine del ciclismo. Non era giusto di fare la discesa perché anch'io mancava poco di perdere i sensi e quando si cade in circostanze così non è il ciclismo. Bardenard è questo? Sì. Ostia, bravo Bardenard, sei un vero corridore. Siamo nisso. Dai. Secondo lei è giusto correre in quelle condizioni? Ma come sono arrivato ieri, penso di no. Perché una giornata del genere penso che gli organizzatori dovevano bloccare subito quando si è arrivati in cima al Gavia. Neve, piove, anche 2600 metri e temperature di 4 gradi sotto zero. Dio. Chiudila bene, ecco, sei che la superi. Via. State le armi che arrivano, vai. Calami le mani.
Basta, grazie. Dai, ti diamo uno spintino, dai. Dai, vai. Faceva troppo freddo e non si poteva fare una corsa così, non in quanto alla salita, ma appunto per la discesa, per la neve, oltre al freddo era anche molto pericoloso, perché ci scivolava, era facile anche e cadere da su un cima al Gavia con quei strapiombi che c'erano era molto pericoloso. Dai, che fa, su, che ci sei su, dai, massaggiatelo un po', massaggiatelo un po' lì. Ti posso? Chiudi, il capello asciutto. No, è bene, lo stesso mai. Grazie. Io casco, che è pericoloso. Aspetta. È stata una cosa disumana andare su. Effettivamente non era il caso proprio di andare avanti, insomma. No, specialmente non tanto per la salita, ma quanto per accalare, che è stata una cosa tremenda, pericolosa. Si è rischiato di tutto, la vita, tutto. Metti i guanti o si andrà giù però, Yo, las manos rígidas, totalmente, cuando he llegado a la meta, dopo la corsa, tú, siempre così. C'è dentro il buco. Vuoi mettere questa? Sì. Questa o niente? Sì, anche quella. Un massaggio? No. Vai giù piano, vai giù piano, piano. Attenzione lì, che magari. No, siamo dentro. Dai, piano, perché la strada è un po' brutta, Piano, dai, sta attento, che la strada è brutta. Bravo, allora, bravo. Ragazzi, grande osti, dai! Ma una giornata così fa bene a ciclismo, per chi deve prendere i soldi per far arrivare a Bormio quando si poteva fermarsi sopra la salita, perché non era vietato fermarsi sopra la salita. Ci hanno fatto fare la discesa perché qualcuno aveva interesse. Quanto riguarda la corsa, e noi non siamo delle bestie, siamo corridori, si può far fatica, comunque certi ci sono anche dei limiti, perché se qualcuno cadeva e si rompeva la testa, mica vanno a ringraziare Toriani dopo. Freddo, Freddo! Bravo, dai, che ce la fai! No, te buon, ti avvenza un minuto, ti avvenza un minuto, accadrà la distanza. Attenzione, attimo, dotte! Quante sciocche? Devo guardare la televisione, bisogna vedere. Franco! Il suo mestiere? Ma il villaggio a 10 km. Professor Tredici, che conseguenze può portare sull'organismo una giornata come quella di ieri? Ma ieri quello che ha inciso maggiormente è stato proprio la spesa energetica che i corridori hanno dovuto sostenere, non solo per scalare la montagna, ma anche per mantenere un'adeguata temperatura corporea. Dopo il traguardo molti corridori per circa una mezz'oretta hanno continuato ad avere delle contrazioni muscolari, quello che appariva come un tremore, proprio per questo scopo, e quindi sicuramente ciò incide molto sulla riserva di energie. E quindi non tutti avranno recuperato la fatica di ieri. Fermarsi qua no, però anche c'è tutta discesa, è freddo adesso, c'è tutta discesa. Assistite, sta male.
Ieri la decisione era molto difficile da prendere perché su al passo non era possibile, non era conveniente sospendere la corsa perché non c'erano posti dove ricoverare i corridori che si sarebbero trovati nelle stesse condizioni della, che si sono trovati poi dove invece era predisposto qualche cosa che, dove potessero ricoverarsi. Quindi ritengo che la scelta di scendere, anche se poi ha provocato qualche ulteriore difficoltà perché la discesa col freddo è stato il momento più difficile ancora da corsa, sia stata una scelta tecnicamente giusta e che io ho appoggiato. Adesso ci vuole sempre un po' di tempo, sempre con calma però. Con calma, piano. Sì, ma quello già lo sa perché uno sì, 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 beh certo, certo. Sì. Professionisti che lo sanno loro come devono. Deve prendere il suo ciclo normale, sì. Poi non succede più niente. Ecco, seguendo le drammatiche immagini di Gagne, Bernard continuava a dire terribile, è terribile. Ah oui, je crois que c'est terrible parce que je trouve pas que ça soit normal qu'on fasse passer des coureurs dans des conditions comme ça et je trouve ça dommage pour le Giro, ça ternit un petit peu l'image du Giro et faudrait pas que ça recommence deux fois comme ça et je crois que s'il y avait eu un accident, les organisateurs auraient eu beaucoup de problèmes après. Dico, spero che non si ripetano episodi del genere perché se dovesse succedere una seconda volta gli organizzatori avrebbero dei grossi problemi. Bernard, Amstin o Breking? Questo è il problema. Amstin, je crois sans problème parce que je connais bien Andy et je pense que dans le contre-la-montre en montagne il sera meilleur que Breking et qu'il fera jeu égal avec lui dans le dernier contre-la-montre plat. Allora, conosco molto bene Andy e non avrà problemi nella cronometro in salita, mentre Breking non avrà problemi nella cronometro in pianura l'ultima, ma il duello sarà vinto da Amstin. Questo è il pronostico di Bernard. 27 secondi guadagnati nella tappa di oggi, Andy. Sì, non è molto di tempo, ma tutti i secondi è importante e grazie per 27. Senti, ecco, io ti dico questo. Tu sei che arriva al termine della tappa sempre tranquillo, sorridente, rilassato, come se niente fosse successo. No, non è vero. È... mascheri molto bene. È molto difficile anche per me. Su questo non ci sono problemi. No, credo che oggi è tutti i gambi, per le gambe per tutti è morte dopo ieri, perché sì, è difficile per tutti, è uguale, ma è... per un tappa oggi se tutti non ha niente in gambe. Lo senti, allora io ti darei questo piccolo consiglio. Tu hai imparato molto bene, stai imparando bene l'italiano, però certe volte confondi l'italiano con lo spagnolo, cioè magari dici cerveza per birra, oi per oggi, magari fatti insegnare il bergamasco da lui visto che eri a Bergamo. Comunque complimenti perché dai un'immagine veramente splendida di tranquillità, di relax dopo la tappa. Allora, Tomasini, ho detto, è un ragazzo di grossi mezzi, di un talento naturale, mi avevano detto, però mi avevano avvertito, attenzione perché è un po' mattocchio, ha una visione tutta personale della vita. Ecco, dici qual è la tua visione personale della vita. Complimenti per la maglia bianca di leader dei giovani. Grazie. La visione personale no, diciamo che il comportamento mio nei confronti del gruppo e degli altri è un po' cioè, in particolare nei miei confronti, ecco, diciamo che ad esempio come nel gruppo quando si va piano a me diciamo dà un po' fastidio perché magari io sto bene, allora in quel momento vorrei attaccare, vorrei fare la corsa. Mi spiace restare, non mi va di stare sotto una certa regola di un gruppo, sotto un certo dominio degli altri e quindi per questa ribellione verso un po' tutti, ecco, sono considerato un po' per conto mio, ma comunque
ho visto. Guarda che hai ragione tu, sai. Sì, ma difatti i risultati e anche i fatti della squadra stessa mi hanno dato ragione, perché adesso si sta creando un ambiente attorno proprio al mio, alla mia personalità, al mio modo di fare, che soddisfa moltissimo anche le esigenze degli sponsor, le esigenze del gruppo, della squadra e di tutti i ragazzi. Soddisfano le esigenze del pubblico, il pubblico che ama Balla Battaglia, che non ama vedere il gruppo? Ma senz'altro è molto più personale, perché anch'io con i miei compagni l'ho fatto dall'inizio, diciamo considerando tutti sullo stesso piano e mettendo di fronte alla squadra tutti sullo stesso piano, tutti i giovani, e a poco ognuno ha avuto le sue possibilità per emergersi e per farsi vedere, diciamo, in questa posizione. Grazie. Linea Giorgio Martino per le fasi iniziali di questa tappa. Sì, rivediamo adesso che cosa è successo questa mattina, cioè perché non si è potuti partire. Ecco, qui siamo al raduno di partenza che era previsto a Bormio, poi invece la corsa si è spostata di circa 50 chilometri. Queste sono le immagini girate dalla nostra troupe formata da Gualtiero Brescini e Salvatore Motta, immagini montate da Mauro Giovagnoli. Ecco, i corridori che sono stati portati in auto, sono stati, si è creata questa colonna e in pratica si è scalato lo Stelvio in macchina, ecco, con uno scalatore come Tomassini e con Flavio Giupponi. Vorrei commentare questo fatto: avete scalato lo Stelvio in macchina, un effetto un po' particolare, no? È particolare, senz'altro, ci siamo trovati a fare le corse fra direttori sportivi, ecco, gente che superava a destra e a sinistra, ma comunque ha dato ragione, perché poi in cima non era possibile passare lo Stelvio, era chiuso, l'abbiamo visto, siamo passati anche noi per prudenza un paio di ore prima di voi per non restare poi naturalmente bloccati. Ecco, una considerazione, adesso abbiamo fatto anche le considerazioni scherzose, una tecnica per voi due, per Tomassini e per Giupponi, aver fatto o non aver fatto lo Stelvio cambia in meglio o in peggio il vostro giro? Tomassini. Non so rispondere, perché cioè, mi adeguo sempre alle cose come sono, quindi non ho da ricriminare mai quello che succede. Tu vai a sempre. Flavio, tu avresti voluto farlo? Ma sicuramente, se c'era bel tempo e le strade erano in ottime condizioni, per me sarebbe piaciuto farlo. Sono delle grandissime belle salite da fare e si poteva succedere qualcosa di bello o di brutto, comunque sarà per un'altra volta. Molto fatalisti nostri. Allora partiamo con le immagini della gara dei dilettanti. I dilettanti sono partiti regolarmente da Malles. Il regista Giancarlo Tomassini.